Allora, dicevo, di grande importanza è effettivamente cercare di trovare un parallelismo tra la rapina e gli altri reati, in particolare il furto e l'appropriazione indebita. E vedremo tra un attimo che i parallelismi sono molti. Perché? Abbiamo detto che il furto, che cos'è? La sottrazione e l'impossessamento di un bene mobile realizzati al fine di trarne un profitto. Se guardiamo alla rapina, della quale avremo comunque modo di parlare nel proseguo del corso, articolo 628, come vedete siamo molto vicini, 624, 628, leggiamo che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Ora, che cosa significa quanto abbiamo appena detto? Vedete, la prima parte della norma, quella che dice chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, è esattamente identica, esattamente speculare a quella prevista nel reato di furto. Qual è la differenza? Non il fatto di procurare un ingiusto profitto che sta anche nel furto, quindi è tutto uguale. C'è una cosa in più nella rapina. C'è la violenza alla persona o la minaccia. Quindi cosa possiamo dire? Che la rapina è un furto che viene realizzato però mediante violenza sulla persona, altrimenti è un furto con scasso. Se io applico violenza su un cancello, è un furto aggravato dallo scasso, o con la minaccia. Quindi la differenza tra il furto e la rapina è che la rapina sostanzialmente è un furto violento o un furto minaccioso. Vado da Rachele, dico dammi la borsa o ti ammazzo. Quindi sottraggo il bene e me ne impossesso. Non è un furto perché insieme al furto c'è la minaccia, finalizzata al furto ovviamente. Quindi è una rapina. Oppure vado da Rachele e le do un pugno in faccia, peggio ancora mi prendo la borsa. Non è un furto e una rapina perché c'è sottrazione e impossessamento, ma c'è stata violenza. Quindi la rapina, poi lo vedremo con più attenzione, ma è un furto violento. Altro reato che si studia insieme al furto è l'appropriazione indebita, 646. Chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sempre il dolo specifico di profitto in questi reati, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia qualsiasi titolo il possesso, è punito con una pena, vedrete, che è più blanda rispetto a quella del furto. Qual è la differenza tra il furto e l'appropriazione indebita? Nel furto io mi sto appropriando di un bene che non detengo. E quindi nel furto Rachele viene da me e si prende il mio cellulare, cellulare di cui io ho la detenzione, lo sottrae e se ne impossessa. Nell'appropriazione indebita invece la nostra Rachele, povera, tutti gli esempi su di lei oggi, sta rubando un bene di cui già ha la disponibilità materiale. Esempio, col cellulare più difficile, magari mi ha chiesto in prestito un codice di penale. Gliel'ho dato, l'ha portato a casa e quando ne ho chiesto la restituzione ha fatto la gnorri. No, no, non te lo restituisco, no, no, l'ho perso, non ce l'ho più. Quella è un'appropriazione indebita. Perché l'appropriazione indebita è un furto senza sottrazione. Cosa manca del binomio classico del furto, sottrazione più impossessamento? Qua manca la sottrazione, perché il bene già ce l'hai tu. Il procuratore se mi presta il cellulare, prego, e poi non me lo restituisce. Se ne è solo impossessata. Da detentrice, se vogliamo, è divenuta possessore, perché colui che ruba acquista il possesso, evidentemente, di un bene. Quindi, mentre la rapina è un furto più violenza o minaccia, l'appropriazione, infatti, è punita con pena più grave del furto. L'appropriazione indebita è un furto senza detenzione, senza chiedo scusa, sottrazione. Quindi ha una pena più
inferiore rispetto al fungo.